Un certo fermento culturale si respira in regione grazie all'impegno della Fondazione Molise Cultura che ha aperto le proprie porte ad una grande mostra dedicata a Giorgio De Chierico, uno dei protagonisti indiscussi dell'arte del Novecento. Gioco e gioia nella neometafisica è il titolo dell'esposizione che approda negli spazi della ex Gile di Campobasso, aperta al pubblico da oggi, 20 dicembre, fino al 6 aprile. Il taglio del nastro, poi la conferenza stampa con gli attori di un evento storico per la regione, un incontro da cui è emersa l'importanza di promuovere iniziative restituendo alla cultura il ruolo centrale ed imprescindibile che deve necessariamente avere nella società. Un'utopia che diventa realtà grazie alla collaborazione con la Fondazione Giorgio Elisa De Chierico di Roma. È una mostra importante dedicata agli ultimi 10 anni di vita e di lavoro di Giorgio De Chierico, uno dei massimi artisti in assoluto, forse il più grande artista del Novecento insieme a Picasso, a Duchamp, insomma, come è ritenuto così. È davvero una mostra con dei capolavori della neometafisica che sono il momento in cui lui, come artista, ha ripreso in mano il suo periodo metafisico giovanile, però lo ha smontato e rimontato con una visione diversa, più luminosa, giocosa, felice e straordinariamente interessante anche dal punto di vista filosofico, culturale e letterario, quindi davvero una mostra molto stimolante che è accattivante come immagine ma anche molto densa come contenuti. Un evento eccezionale per il Molise che ha vinto una sfida importante, nata da una sete di cultura e da un bisogno di confronto con le realtà nazionali ed internazionali. Un complesso progetto su cui la Regione ha investito e che alimenta quella spinta propulsiva necessaria per continuare in questa direzione, grazie ad un lavoro sinergico tra le istituzioni. Questa regione ha soprattutto i mezzi e gli strumenti per uscire dal suo territorio, dai propri confini e per diventare attrattiva, oltre che da un punto di vista ambientale, di tradizione, archeologico, anche per le iniziative culturali che mette in campo. Quindi un contenitore pieno e denso di contenuti. Assolutamente, un contenitore pieno, denso di contenuti, che soprattutto deve in qualche modo proiettarsi anche sulla continuità. Ferrea la convinzione che l'arte e la cultura in senso lato siano fondamentali per far conoscere il Molise in ambito nazionale ed internazionale. La mostra sarà aperta dal martedì alla domenica, dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.